alcuni di voi sarà familiare The Blair Witch Project, il film del 1994 che racconta di un gruppo di ragazzi e del loro tentativo di documentare la verità dietro al mistero della strega di Blair. Quella che potreste non conoscere, però, è la lunga sequenza di eventi che precedono i fatti del film. Siamo nei pressi della Black Hills Forest, nel Maryland, a circa 2 ore da Washington. Quando arrivarono gli inglesi nel XVII secolo, questa era una zona già temuta dai nativi americani. Il colonnello britannico Blair fu il primo ad esplorarla e vi edificò una colonia per difendere i possedimenti inglesi dalle tribù più ostili. Quella colonia prese il suo nome e nel 1634 divenne la città di Blair. Circa 150 anni dopo, nel 1785, alcuni bambini del villaggio iniziarono a raccontare ciò che gli era successo quando, giocando ai margini della foresta, avevano incontrato Ellie Kedward. Questa era una donna di origini irlandesi che abitava da sola nel bosco e quando incontrava i bambini li attirava nella sua casa e pungeva loro le dita con un ago per prelevare del sangue. Ciò fece scatenare la furia degli abitanti. La donna venne accusata di stregoneria e durante quel freddissimo inverno fu tenuta bendata e legata ad un albero nel bosco e sottoposta a ogni genere di tortura, con gli abitanti del villaggio che quotidianamente controllavano se fosse ancora viva. La donna sopravvisse e questo convinse tutti che fosse realmente una strega. Ellie Kedward venne così impiccata ad un ramo. Ma un anno dopo, quelli che l'avevano accusata, insieme ad altri bambini, iniziarono a scomparire misteriosamente e sempre più frequentemente. Temendo la vendetta della strega, gli abitanti di Blair lasciarono il villaggio e giurarono di non pronunciare mai il nome di Ellie Kedward. La cronaca di questi avvenimenti venne riportata in The Blair Witch Cult, un manoscritto anonimo pubblicato nel 1809, di cui oggi è rimasta una sola copia. Per quasi 40 anni la città di Blair rimase un villaggio fantasma, finché nel 1824 un uomo di nome Peter Burkitt la rinnovò e la ribattezzò Burkittsville. Ad agosto del 1825 però le sparizioni ripresero. La prima vittima fu una bambina di nome Eileen Trickle. In occasione dell'anniversario della rifondazione, l'intero paese si era riunito nei pressi del Tappy East Creek, un piccolo fiume che attraversa il bosco. Eileen stava giocando sulla riva, quando 11 testimoni videro una mano pallida uscire dall'acqua e trascinarla giù. Il corpo non venne mai ritrovato. Nei mesi successivi, l'acqua del fiume divenne scura e oleosa, e tutti i giorni la corrente trasportava strani legnetti intrecciati a forma di sagoma umana. Ma i fatti strani erano appena iniziati. Un anno dopo, la 18enne Robin Weaver scomparve nel bosco ed un gruppo di persone si organizzò per andare a cercarla. La ragazza tornò a casa da sola il giorno successivo e raccontò di aver incontrato una signora anziana i cui piedi non toccavano per terra. La donna, sorridendo, aveva accompagnato la giovane nella sua casa, l'aveva portata in cantina e le aveva detto di aspettarla lì perché sarebbe tornata presto. Robin, spaventata, riuscì però a fuggire e a fare ritorno in città. A questo punto la squadra di ricerca non era perciò più necessaria, ma ci si rese conto che non era ancora tornata dal giorno precedente. Un altro gruppo si mobilitò e si addentrò nella foresta. Dopo diverse ore di ricerca, si spinse fino a Coffin Rock, nei pressi del torrente dove era scomparsa Eileen. Qui vennero trovati i soccorritori sventrati, completamente nudi e legati fra loro mani a piedi, con strani simboli incisi sulla pelle. Inorriditi, gli uomini corsero al villaggio per chiedere aiuto, ma quando tornarono a Coffin Rock coi rinforzi, ogni traccia dei corpi era sparita, eccetto per una grossa macchia di sangue. Successivamente non ci furono più sparizioni e tutto restò tranquillo, almeno fino al novembre del 1940, quando da Burkittsville scomparvero 8 bambini. La polizia brancolava nel buio e dei bambini non si sapeva più nulla.
Il 25 maggio 1941, tuttavia, Kyle Brody, uno dei bambini scomparsi, tornò a casa. Quello stesso giorno, Rustin Parr, un vecchio eremita che viveva da solo nel bosco, andò al mercato di Burkittsville e annunciò a tutti che, finalmente, aveva finito. La polizia, dopo aver ascoltato il giovane Brody, andò a casa di Parr e trovò 7 tombe segnalate da altrettante pile di sassi. Nelle tombe, i cadaveri smembrati e sfigurati di 7 bambini. Rustin Parr venne impiccato nel novembre del 1941. Durante il processo confessò i suoi crimini e raccontò una storia singolare. Affermava infatti di essere perseguitato da una donna anziana e incappucciata, che gli parlava con una voce orribile e spesso in lingue sconosciute. La donna compariva a Parr sempre più frequentemente, nel bosco e una notte addirittura davanti al suo letto. Fu lei a ordinargli di rapire i bambini. L'eremita li attirò nella sua cantina, dove uno a uno li torturò, li smembrò e incise strani segni sulla loro pelle per poi seppellirli. Prima di morire, Parr disse che non aveva avuto scelta. Era impossibile per lui ignorare quella donna. Come si diceva, solo uno dei bambini riuscì a salvarsi. Il giovane Kyle Brody testimoniò il processo di Parr e affermò di essere stato costretto in un angolo della cantina ad assistere al massacro degli altri. Kyle venne risparmiato perché fu l'anziana donna a suggerire a Parr di costituirsi immediatamente, in quanto il suo compito era terminato. Dopo la sua liberazione, il ragazzino non si riprese più. Passava tutto il tempo da solo, a disegnare strani simboli. Una volta adulto, lasciò Burkittsville e scomparve per qualche anno. A causa di comportamenti criminali violenti, nel 1956 venne rinchiuso al Maryland State Institute, una struttura di igiene mentale. Passò qui il resto della sua vita, fino al suicidio nel 1971. Durante la sua permanenza, diede continuamente problemi sia agli inservienti che agli altri pazienti. Brody venne inquadrato in alcune sequenze di White Enamel, un documentario realizzato nel 1969 all'interno della struttura. Lo si può vedere nella sua cella ripetere ossessivamente Never Given, le stesse parole pronunciate da Rustin Parr la sera prima di morire. Lo si vede anche disegnare strani simboli su un quaderno, simboli riconducibili ad una rara lingua chiamata Transitus Fluvii, che gli esperti affermano essere utilizzata nella stregoneria. Tutta questa storia suscitò la curiosità di Heather Donahue, che insieme ad un gruppo di amici nel 1994 si recò nei boschi di Burkittsville per indagare. Quello che accadde loro è documentato nel dettaglio in The Blair Witch Project. Ma la storia non finisce qui. Torneremo presto sull'argomento nei prossimi servizi. Per il momento è tutto. Sono Gianmarco, per voi, da Paranormal Zone.